Venditalia 2018 è il momento di una grande novità, quella di Recover, l'iniziativa di Alessandro Corsuto che sta avendo grande successo qui nel corso di questa biennale. Buongiorno Alessandro e bentornato dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Ciao Fabio, saluto tutti gli amici di Vending News e Vending TV. E siamo qui, sì, ce l'abbiamo fatta, siamo partiti con un'idea che finalmente diventa realtà. È un'idea che rivoluziona un po' il concetto di ricondizionamento dei distributori, perché? Certo, in realtà rifacimento oltre il restyling, nel senso che non ci siamo limitati al rifacimento della macchina, bensì a dargli nuova vita, cioè dargli un nuovo look, una nuova estetica più accattivante, più, come dire, più attuale con i tempi, cercando di stare molto attenti a quelli che sono poi in effetti i costi, cioè dare un senso effettivamente al restyling di un distributore datato, non sforando quel picco che avrebbe vanificato il lavoro fatto. Alessandro, diciamo allora che la vostra azienda riesce a ricondizionare il distributore dandogli un nuovo look, dando una totale nuova vita anche all'interno delle macchine, ma con l'inserimento di qualcos'altro. Qualcos'altro intendi, suppongo che tu intenda il touch screen. Il display frontale. Sì, in effetti sì, basta guardare tutti i prodotti che abbiamo presentato quest'anno, compresa la pattumiera, sono tutte quante dotate di monitor almeno 7 pollici. Questo per dare la possibilità ai gestori che con i tempi che corrono di marginalizzare qualcosina in più, magari semplicemente vendendo della pubblicità. Chiaro che un discorso va organizzato in certi modi, quindi non va presa così alla leggera, però noi cerchiamo quantomeno di dare le armi al gestore per cercare di far fronte a quelle che sono ormai i margini ridotti, con tutte le novità che sappiamo bene ci ha offerto il 2018. E allora Alessandro, per chi non è riuscito a passare in fiera e magari è restato affascinato dalle immagini che ha guardato mentre tu parlavi e magari vuole saperne di più, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui può scrivere senza alcun impegno per entrare in contatto diretto con voi, avere maggiori informazioni e chissà, magari iniziare una partnership commerciale? Certo, allora la mail dedicata è recovervending@gmail.com. Questa è la mail principale dove ci saranno delle persone addette allo smistamento delle mail e dove magari in alcuni casi sarò io in prima persona a contattare le persone interessate, chiaro. E allora, prima di andare via, ci spieghi in 20 secondi che cos'è questa pattumiera con display? Certo, allora, la pattumiera con display nasce da una mia idea, quella di guadagnare, quindi rendere attiva anche la pattumiera, che sostanzialmente è un oggetto fermo lì, passivo. Qual è l'idea? Quella di differenziare le varie categorie di rifiuti, anche se normalmente vengono posizionate nella stessa busta, per trovarci poi alla fine dei prodotti già diversificati per poterli poi riemettere sul mercato, quindi riciclare guadagnandoci qualcosina. Oltre a questo rimane il discorso del monitor, che ci permetterebbe di sviluppare una sorta di pubblicità e quindi guadagnarci ulteriormente. Anche in questo caso. Certo, anche in questo caso, è chiaro. E allora Alessandro, grazie per la disponibilità, saluto a tutti loro. Io vi ringrazio e rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. Vi saluto, un bacio Fabio, sei sempre gentile e professionale come sempre. Grazie per la tua disponibilità. Amici, non andate via perché noi continuiamo. Altre novità, e quante ci attendono qui a Venditalia 2018.